Buonasera e benvenuti alla conferenza Il Museo Salinas di Palermo 1820-1821, storia, formazione e prospettive future. Abbiamo voluto organizzare questa conferenza insieme al Museo Salinas. Stasera avremo appunto la direttrice Caterina Greco, direttrice del Museo Salinas di Palermo, che ci offrirà questa possibilità appunto di avere appunto un racconto della storia di questo importantissimo museo nato appunto nell'Ottocento, come del resto il Museo Archeologico Nazionale di Taranto. E abbiamo voluto organizzare questa conferenza insieme a Caterina Greco proprio in questa giornata, proprio perché oggi abbiamo le giornate europee dell'archeologia che sono iniziate già ieri, quindi venerdì, sabato e domenica, e quindi questa sera volevamo dedicare questo incontro proprio all'archeologia siciliana e poi soprattutto a questa importantissima collezione del Museo Salinas di Palermo. Abbiamo con noi la collega Caterina Greco. Oggi ci troviamo collegati un po' da parti d'Italia diverse perché Caterina Greco appunto si trova a Palermo, mentre io invece mi trovo al Museo Isidoro Falchi di Vetulonia perché domani alle ore 18 presso questo museo si inaugurerà la mostra Taras e Vatl sul rapporto appunto fra gli Etruschi e Taranto e la Magna Grecia. Quindi siamo molto, molto contenti e ringrazio appunto la collega Simona Raffanelli, la direttrice del Museo Isidoro Falchi, per ospitarmi oggi per questa conferenza del Marta dalla Toscana. E domani condivideremo appunto su Facebook e anche su YouTube video e foto dell'inaugurazione che si terrà alle ore 18. Ma veniamo a noi, alla nostra conferenza e quindi a Caterina Greco. Caterina Greco, allieva della Scuola Archeologica Italiana di Atene nel 1982, quando appunto era direttore il professor Antonino Di Vita, ha frequentato anche la Scuola di Perfezionamento in Archeologia Classica dell'Università di Catania e poi nel 1988 ha vinto il concorso di dirigente tecnico archeologo classico della Regione Siciliana, assessorato ai beni culturali. Quindi dall'88 poi ha svolto numerosi compiti all'interno sempre dell'amministrazione siciliana dei beni culturali, quindi dirigente tecnico e dirigente anche dei servizi dei beni archeologici presso appunto la soprintendenza, fino a divenire nel 2007-2008 dirigente del servizio dei beni archeologici della soprintendenza del mare. Dal 2008 ha rivestito incarichi apicali presso l'amministrazione dei beni culturali dello Stato e della Regione Siciliana. Ricordiamo appunto 2008-2009 è stata anche soprintendente ai beni archeologici della Calabria e ad interim della Basilicata, incombrando presso il nostro Ministero della Cultura. Dal 2010 al 2013 è stata direttrice del Parco archeologico di Selinunte e le Cave di Cusa, 2013-2016 soprintendente di Agrigento e poi dal 2016 al 2019 è stata direttrice del centro regionale del catalogo della Sicilia. Da luglio del 2019 dirige il Museo Archeologico Regionale Antonino Salinas di Palermo. Autrice di oltre un centinaio di pubblicazioni scientifiche che riguardano appunto le relazioni degli scavi effettuati e poi i contributi di archeologia fenicio-punica, archeologia tardantica e medievale, scultura greca e romana, pittura e mosaico di epoca ellenistica romana, i Santuari Demetriaci di età greca e poi anche pubblicazioni riguardanti appunto i culti e le manifestazioni cultuali. L'attività appunto della direttrice del Museo Salinas si esplica anche in un dinamismo culturale molto importante alla guida di questo museo. E in effetti la conferenza di oggi è per noi, quindi per il Museo Archeologico Nazionale di Taranto e per il Museo Salinas, se vogliamo, una sorta di prodromo, possiamo dire, di un rapporto di collaborazione in realtà più intenso e quindi un lavoro congiunto che auspichiamo di avere fra le nostre due istituzioni.
Cedo la parola alla dottoressa Caterina Greco, alla direttrice del Salinas, proprio per parlare della storia anche complessa e soprattutto il processo di formazione che ha avuto il Museo Archeologico Salinas, che voglio, mi preme ricordare, è proprio il più antico museo della Sicilia ed è anche quello dei più antichi musei pubblici d'Italia. Quindi è un elemento molto importante proprio anche nella storia della museologia e della museografia italiana. Grazie. Dottoressa Greco, grazie. Grazie. Cedo la parola per la sua conferenza. Grazie per essere con noi. Grazie alla collega Eva degli Innocenti e grazie a tutti voi, grazie all'invito del Marta di poter, diciamo, festeggiare queste giornate europee dell'archeologia con un'ulteriore possibilità di collaborazione tra due grandi musei del Sud. E a parlarvi appunto del Museo Salinas, che è una delle grandi istituzioni siciliane, come appunto ricordava la direttrice degli Innocenti poco fa. E il Museo Salinas sorge nel cuore di Palermo, nel cuore del centro storico di Palermo, lo vedete in queste immagini proprio nella piazza sulla quale prospetta, e si trova inserito accanto alla chiesa di Sant'Ignazio, che faceva parte della congregazione dei padri filippini, che appunto eressero questo enorme compendio monumentale nel cuore del centro storico di Palermo alla fine del Cinquecento. La casa conventuale nel 1866, sulla base delle leggi della confisca che diciamo si sono attivate in tutta Italia, divenne la sede del museo e da allora, ininterrottamente fino a oggi, noi siamo ospitati in questo stesso edificio. Dal 1866 è un punto d'orgoglio per noi, un privilegio diciamo che consideriamo un segno della ricchezza della nostra storia. Dicevo che appunto la casa dei Filippini e tutto il compendio dei Filippini, ecco, si identifica in questa zona qui. Siamo, come vedete, nel cuore del centro storico di Palermo. Questa è la cala, questa è la linea delle vecchie mura della cinta muraria cinquecentesca e presso il tratto di mura che si chiamava dell'Itria, appunto, sorgeva la chiesa di Sant'Ignazio, la casa conventuale e anche un oratorio dedicato alla musica, diciamo, alle arti, realizzato nel Settecento dal Marvuglia. E in realtà il complesso, che come vedete adesso, oggi prospetta appunto su questa piazza, ma in realtà si cala nel centro di una storia, di un ambito urbanistico profondamente popolato e densamente popolato, diciamo, dal Medioevo a Palermo, e occupa una superficie di quasi 12.000 metri quadrati, si allunga appunto accanto alla chiesa e in questa pianta che diciamo lo iscrive nella urbanistica del tempo prima che ci fosse il taglio di un asse importante della città, cioè via Roma, ne fa apprezzare tutta la diciamo a Palermo fu eretto da su progetto di Antonio Muttone, un lombardo, ma la sua realizzazione avvenne per gradi man mano che si andavano comprando diciamo i lotti dei terreni che venivano agglomerati in questa proprietà della
congregazione durò circa un secolo. Anche Mariano Smeriglio, un famoso architetto, pittore e decoratore del barocco degli inizi del Seicento, operò per la costruzione della Casa dei Filippini. E dove, diciamo, nel 1866, come vi dicevo, si è trasferito il museo. Il museo, come dicevamo dal titolo, come poco fa anticipava Eva, ha una storia molto antica, il più antico museo siciliano, nasce in realtà nei primi decenni dell'Ottocento, quindi in un'epoca in cui Palermo fa parte del regno borbonico e per un breve periodo, intorno al 1812, fu anche capitale del regno. Sorse come museo dell'università attorno alla donazione che nel 1814 il principe di Belmonte fece della sua pinacoteca alla allora Regia Università di Palermo. All'Università di Palermo in quegli anni vennero raccogliendosi, non solo per lasciti e donazioni come quella del principe di Belmonte, ma anche per le attività di tutela che di scoperte che si susseguivano in Sicilia a partire dalla fine del Settecento, si raccolsero tutta una serie di materiali e di manufatti che venivano un po' da tutta la Sicilia. Le nostre collezioni sono ancora oggi contraddistinte da questa eterogeneità della provenienza di molti monumenti che appunto raccontano in qualche modo la storia della prima attività di tutela e di scoperte nell'isola prima dell'Unità d'Italia. Ma come istituzione, quindi come museo pubblico, come regio museo, diciamo, dell'università, fu istituito proprio nel 1820, tra il 1819 e il 1820 per l'esattezza. E la causa, come dire, occasionale che mosse diciamo alla costituzione di un vero e proprio museo pubblico fu legata all'acquisto dei marmi della collezione Fagan. Robert Fagan era un antiquario inglese che operò a lungo in Sicilia, che aveva scavato a Tindari, che aveva rapporti con i Borboni, che trafficava anche in qualche modo i reperti archeologici con altri suoi sodali inglesi. Per la sua collezione, pervenuta alla vedova che voleva disfarsene, diciamo, per poter capitalizzare in qualche modo dopo la morte drammatica, il suicidio del marito, la sua collezione fu bloccata alla dogana di Palermo in attesa forse di essere portata, anzi sicuramente in attesa di essere portata via per qualche destinazione straniera, fu bloccata appunto dai luogotenenti dell'epoca. Allora la giustizia borbonica era molto, molto attiva e molto attenta a questo genere di diciamo di manomissioni, e il materiale di questa collezione, che interessava particolarmente la Sicilia perché appunto comprendeva marmi tindaritani provenienti dagli scavi che a Tindari aveva svolto lo stesso Fagan, vennero acquistati in quell'occasione e diciamo sulla base di questo movente appunto fortuito, il marchese Ferreri, che era luogotenente del regno, scrisse diverse lettere e promosse attivamente la costituzione del museo, cioè l'istituzione del museo Reggio di Palermo, proprio perché in questo museo venissero non solo conservate ma anche esposte tutte quei documenti che venivano fuori alla luce in tutte le parti della Sicilia, perché se ne conservasse memoria attiva, quindi una visione, come dire, molto moderna ai nostri occhi della, diciamo, dell'archeologia come scienza storica e come appunto memoria sedimentata della storia di un territorio e di un popolo. E favorì non solo la costituzione appunto del museo, ma il fatto che potessero raccogliersi presso questo museo
tutte le antichità, tutti i monumenti che in quel periodo venivano alla luce, siamo tra il 1820 e il 1840, quindi l'epoca dei primi scavi, un po' dappertutto in Sicilia, a Solunto, a Centuri, appunto a Tindari, l'abbiamo già detto, e che si raccogliessero a Palermo, perché Palermo era la capitale della Sicilia, quindi, come dire, questo museo potesse fungere anche a quelle funzioni didattiche, non solo di conservazione, ma didattiche, che diciamo presiedevano a questa funzione importante. Quindi questo è un po' l'atto di nascita del Museo Palermitano, che continuò per tutta la prima metà dell'Ottocento la sua attività, irrobustendosi anche, arricchendosi dei materiali che venivano aggregandosi a Palermo anche per effetto dell'attività della Commissione di Antichità e Belle Arti, costituitasi a Palermo con due bracci, diciamo, uno della Sicilia orientale, uno attivo nella Sicilia orientale e uno attivo nella Sicilia occidentale, costituitisi dal 1827. E quindi che costituiva, come dire, una specie di piccolo ministero dell'archeologia della Sicilia dell'Ottocento, attraverso l'attività di questi illuminati archeologi a cui si affidavano le custodie di vari siti e di varie scoperte che si facevano dappertutto in Sicilia. Attuava una politica attraverso la quale da un lato si scavavano e comunque si mettevano in luce in varie località siciliane i resti che via via affioravano, soprattutto delle antichità greche e anche delle antichità romane, e poi si tendeva a far confluire il meglio dei monumenti e dei monumenti più importanti nella sede palermitana. La sede palermitana, appunto, però si concretizza, diciamo, nel nostro convento, nella Casa dei Filippini, dove ancora oggi noi abbiamo la nostra sede, solo nel 1866. E nel 1860, con l'Unità d'Italia, uno dei primi atti che Garibaldi, giunto nel maggio del 60 in Italia, fa con un editto dittatoriale, che si conserva ancora all'Archivio di Stato di Palermo, due dei primi atti in realtà, perché sono due atti diversi: in uno conferma la formazione e l'attività della Commissione di Antichità e quindi conferma la funzione che questo organo doveva continuare ad avere per la custodia delle antichità siciliane, e nello stesso tempo sancisce che il museo diventi museo nazionale. Quindi è il primo museo nazionale siciliano. Nazionale ovviamente, non archeologico, perché come abbiamo visto, le raccolte che confluirono fin dalla donazione della Pinacoteca del Principe di Belmonte contemplavano diverse manufatti, diversi generi artistici, e quindi nella sede del Museo dell'Ottocento si raccolsero tutte le testimonianze sia archeologiche che storico-artistiche. Vedremo adesso meglio nelle immagini di che cosa si trattava. E in quegli anni, tra l'altro, sempre nell'ambito di questa attività di tutela che aveva il suo cuore, diciamo, nell'attività della Commissione e il suo perno nel Museo di Palermo e nella sede del Museo dell'Università, confluirono tra i materiali più prestigiosi che ancora oggi noi possediamo, confluirono a Palermo le famose metope del Tempio C, che nel 1823
i due inglesi, Angell ed Harris, avrebbero voluto diciamo, trasportare in Inghilterra e che invece furono bloccati al porto di Palermo, generando uno dei primi atti appunto di confisca di beni che sarebbero stati sicuramente sottratti e sarebbero finiti al British Museum, come più o meno negli stessi anni era accaduto con i marmi partenonici. Quindi nel 1866, appunto il trasferimento di tutti questi materiali dalla vecchia sede, che era il collegio di San Giuseppe, un altro luogo nel centro storico di Palermo, alla nuova sede, quindi la casa dei Filippini, dà luogo alla necessità di alcune modifiche nella organizzazione della planimetria e diciamo degli spazi che venne realizzato tra il 1867 e il 1873 e che cercò di adattare a un edificio certamente grandioso che si articola su questi cortili. Questo è l'ingresso da Piazza Olivella, questo è il primo cortile di accesso, attorno a cui ruotano una serie di locali, con un grande giardino tuttora molto amato perché è un giardino segreto nel cuore del centro storico di Palermo e soprattutto d'estate è una risorsa di frescura e di verde, diciamo, che non ci si aspetta, tutto sommato. E poi qui ci sono i grandi locali, le grandi sale del refettorio che ruotano attorno a questo terzo cortile. Qui lo vedete nella sua versione appunto ottocentesca, quindi limitato anche dall'esistenza di spazi comunque diciamo imponenti. Questo è solo il piano terra, poi la stessa dinamica distributiva coinvolge ovviamente anche il primo e il secondo piano del museo, ma spazi comunque angusti diciamo per contenere i materiali che già erano affluiti numerosi nelle collezioni del museo. Qua osservate anche un'altra particolarità su cui poi vedremo meglio, cioè l'allungarsi oltre questa sezione verso il mare. Qua c'è la costa, qua c'è il porto di Palermo, attraverso altre sezioni di giardino e altri ambiti tagliati e profondamente modificati per il taglio che in questa zona poi si fece tra la fine dell'Ottocento. Ecco, queste sono le immagini che ovviamente vi propongo del nostro archivio storico. Noi abbiamo una nutrita, importante selezione di foto archeologiche antiche, non solo dell'edificio, dei materiali, ma anche di numerosi siti della Sicilia occidentale soprattutto, ma non solo, che furono in qualche modo, rientrarono nella giurisdizione dell'attività del nostro museo. Voi sapete bene che le sovrintendenze nascono solo nel 1907, quindi nella seconda metà dell'Ottocento l'attività sul campo la facevano i direttori dei musei, l'attività di tutela e di scavo. Che quindi per tutta la Sicilia centro-occidentale faceva naturalmente capo a Palermo. E abbiamo un bellissimo archivio fotografico, molto antico, la fotografia nasce intorno al 1870, tra l'altro Salinas era un cultore della fotografia perché ne riconobbe subito come dire, il valore fondamentale come diciamo, strumento di documentazione, quindi abbiamo anche delle lastre molto importanti. Attraverso questo materiale vediamo questi sci, questo è il cortile d'ingresso, tuttora riconoscibile perché la fontana centrale reca ancora questa bella figura del Glauco, ma c'è chiaramente un senso molto del
pittoresco, romantico dell'insieme che nasce anche dall'affastellarsi di materiali di tutti i generi, di tutte le epoche, anche da questa vegetazione diffusa che copre le colonne, si spande un po' dappertutto. E questi erano gli spazi nei quali erano allocate, diciamo, le opere principali, quelle che alla fine dell'Ottocento erano in possesso del museo. Abbiamo detto che nel 1866 ci si trasferisce in questo edificio. I primi direttori furono Fraccia e Don de Serreggio, ancora in qualche modo legati all'attività e ai personaggi che avevano animato la Commissione di Antichità e Belle Arti, personaggi come Domenico Lofaso Pietrasanta, Duca di Serra di Falco, come Giuseppe Lanza, Principe di Trabia, cioè quegli antiquari, archeologi e storici che a cavallo della metà dell'Ottocento, come dire, cominciarono a dare contributi corposi e anche abbastanza sistematici allo studio delle antichità siciliane. E qui vediamo la statua di Claudio, qui visto come Zeus. Questa è una delle statue di Tindari e fa parte appunto di quel lotto di materiali della collezione Fagan di cui vi parlavo poc'anzi. Emerge in questa prima sistemazione ottocentesca, siamo alla fine dell'Ottocento, Salinas nel 1873 diventa direttore del museo e ininterrottamente ne rimane l'indiscusso diciamo punto di riferimento fino alla morte nel 1914, ed è un grossissimo personaggio dell'archeologia siciliana e non solo dell'archeologia europea. Si era formato giovanissimo agli studi di archeologia e numismatica, aveva studiato in Germania, aveva frequentato la Grecia scavando al ceramico. Giovanissimo diventò il primo cattedratico della prima cattedra di archeologia che fu istituita proprio nell'Università di Palermo, ed è bene ricordare questo aspetto perché anche da questo punto di vista, come dire, l'università e il museo continuarono a mantenere anche e soprattutto per opera del Salinas questo legame profondo dal quale in realtà nasceva lo stesso museo. Queste sono alcune vedute, appunto la sequenza delle epigrafi raccolte in uno dei porticati del giardino. Questa è una delle foto di Incorpora. Gli Incorpora furono dei famosi fotografi della fine dell'Ottocento attivi a Palermo, in modo assemblato, diciamo, tenendo conto delle epoche, della consistenza in qualche modo tematica, delle affinità tematiche tra le opere, indipendentemente, diciamo, dalle provenienze. Qua abbiamo alcune lastre, le prime ritrovate delle gronde leonine del Tempio di Mera. Ma in questa sala riconosciamo una statua che fa parte della collezione Astuto, una guancia d'altare che viene invece presa. Quindi, diciamo, opere che avevano provenienze, contesti e anche storie, diciamo, di arrivo al Museo di Palermo molto diverse. Assemblate, diciamo, ed esposte sull'onda di quella che poteva essere soprattutto l'identità cronologica, come dire, di massima. Salinas è questo signore, qui rappresentato, diciamo, fotografato col Kaiser Guglielmo II, che venne appunto a visitare. Impresse la sua
la sua, il sigillo della sua personalità, una personalità molto ricca, uno studioso i cui interessi spaziavano dalla numismatica all'archeologia bizantina e medievale, che recuperò moltissime opere anche di altri ambiti non strettamente archeologici per il Museo di Palermo, che trasfuse, ecco, nell'organizzazione del museo che nelle sue mani sostanzialmente prese corpo, l'idea che questo museo, il Museo di Palermo, il Museo Nazionale, dovesse dotarsi di una collezione che spaziasse lungo tutte diciamo, le epoche, che non dovesse fermarsi al mondo greco e romano, più ovviamente familiare a noi archeologi, ma dovesse interessarsi ugualmente dei periodi arabo-normanni e quindi anche insomma, che una traccia così forte avevano lasciato ovviamente in Sicilia e soprattutto a Palermo. Che quindi le esposizioni non dovessero attenersi a criteri di esclusione di ambiti disciplinari, ma semmai di inclusione, per dare un'idea non solo del territorio della Sicilia, ma della Sicilia come centro del Mediterraneo e della Sicilia anche nel mondo, in Europa, nel Mediterraneo e in rapporto con l'Europa. E da questo anche discende una politica di acquisizioni molto lungimirante e anche molto particolare che porta a Palermo una serie di complessi straordinari per effetto dell'amicizia che Salinas ebbe con Michele Amari, ad esempio, alla fine dell'Ottocento viene acquistata la straordinaria collezione dei reperti etruschi, della collezione dei conti Bonci Casuccini, che a Chiusi avevano raccolto moltissimo materiale, ovviamente etrusco, dalle necropoli che si trovavano nelle loro proprietà. Ecco, quando sarà allestita, non completamente, perché è una massa di materiale è davvero imponente, ma comunque la sezione etrusca che sarà allestita nel primo piano del nostro museo sarà, quando sarà aperta, uno dei più grandi musei etruschi fuori dall'Etruria. E questa scelta apparentemente anomala, e cioè di volere acquisire una collezione collegata a un tipo di archeologia e di storia che, come dire, non aveva stretta attinenza con il territorio della Sicilia e tantomeno con quello di Palermo, dà conto però della visione completa, risorgimentale che appunto alla fine dell'Ottocento porta il Salinas a organizzare un museo che sia un museo nazionale, non solo di nome ma anche di fatto, per dare un'idea anche ai suoi concittadini e ovviamente ai siciliani di quella che è la storia del mondo, di quella che è la storia d'Italia, quindi senza fermarsi, diciamo, al territorio strettamente di competenza. E di questa stessa attitudine, di questa stessa vocazione, questa è una planimetria del primo piano che, come vedete, ribalta lo stesso schema di spazi che si ripetono, diciamo, per tutte le tre elevazioni del museo, di questa stessa attitudine, di queste curiosità, appunto, che portavano Salinas a spaziare in ogni ambito disciplinare, fanno parte la realizzazione della sala araba, come
questa straordinaria sala dove vengono raccolte materiali appunto arabi di epoca normanna, ottoni e bacili di epoca mamelucca, e che addirittura portò nel 1903 in una riorganizzazione di questa stessa sala il Salinas a inserire dei pavimenti mamelucchi del XV secolo che venivano dall'Egitto. Quindi uno spaccato di quella che era la ricchezza diciamo del periodo arabo-normanno che si poteva ammirare in altri luoghi di Palermo e che trovava una sua eco anche all'interno del museo. E diciamo in questa predilezione verso tutte le forme, non solo di archeologia, ma anche di testimonianze storiche, soprattutto di testimonianze storiche, dà conto anche questo ulteriore reperto. Questa è la famosa pietra nera di Palermo, è un frammento in basalto di un annale egiziano che racconta della quinta dinastia dell'antico regno, un pezzo assolutamente prezioso su cui ancora oggi gli studiosi dibattono e studiano, come dire, approfondendo sempre di più la questione della lettura e l'analisi, il rapporto anche con altri frammenti che stanno al Cairo e nel Museo Finspetri di Londra. Questa pietra di Palermo che fu donata alle collezioni del museo nel 1879 da Ferdinando Gaudiano, che era un patriota risorgimentale, che forse è una delle ipotesi su cui oggi stanno discutendo i colleghi egittologi, forse arrivò a Palermo come pietra di zavorra con una nave del padre di questo Gaudiano, che era armatore, che esercitava il commercio con Alessandria di Egitto. Ecco, attraverso questi fili, queste ramificazioni, in qualche modo si costituisce il museo ottocentesco, che è ricco di materiali. Qui abbiamo il famoso ariete bronzo che viene da Castelmagnace, dono di un pezzo che ha una storia molto complessa, straordinaria, ma non ve la racconto perché perderei molto tempo, è bellissimo, ma insomma perderei molto tempo. Viene però, è un dono che Vittorio Emanuele II fece al museo insieme ad altri reperti, tra cui questo bronzo con Eracle, la cerva Cirinite, che vengono invece da Pompei, perché fa parte di una delle donazioni, una donazione di Francesco I, donazioni dei sovrani borbonici, con cui appunto i sovrani borbonici dotarono il Museo di Palermo di una serie di materiali delle loro collezioni, anche particolarmente importanti, anche perché erano quelli gli anni in cui l'archeologia pompeiana era l'archeologia europea, e quindi diciamo un vanto per questa storia degli studi. Ecco, e al museo, appunto Museo Nazionale, stavano nell'Ottocento anche l'Annunciata di Antonello, che fu acquistata proprio da Salinas, salvandola, chissà quale sorte avrebbe avuto, diciamo, la recuperò in uno dei paesini del Belice, così come stavano al museo nostro, il Museo Nazionale, Onora d'Aragona dell'Aurana, il giovinetto che adesso voi sapete, potete ammirare al museo di Palazzo Abbatellis, alla galleria interdisciplinare di Palazzo Abbatellis, che nacque nel 1953, appunto staccando le collezioni storico-artistiche da quelle archeologiche, e da quel momento in poi il museo Salinas, oggi Salinas, allora Museo Nazionale Archeologico, fu destinato solo all'archeologia, e invece quello di Palazzo Abbatellis divenne la galleria dell'arte medievale e moderna della Sicilia. E
anche materiali di carattere etnografico, come questa, ma anche di indiscusso valore documentario e artistico, come questa sequenza di ceramiche di Caltagirone, che sono tuttora da noi e denotano in qualche modo l'ampiezza delle collezioni del museo. Al secondo piano, questa è la zona della Pinacoteca, sotto il grande lucernaio che appunto occupa uno dei saloni principali del secondo piano, e lo stesso nel Salone del Cinquecento, dedicato all'esposizione della pittura del Cinquecento, e nel loggiato che fu loggiato che dava, diciamo, verso il mare, prospettava verso il mare, verso altri giardini, e che fu chiuso per ospitare anche qui una raccolta di dipinti del 400 siciliano. Al secondo piano si diramavano le raccolte più dedicate alla storia dell'arte, mentre in alcune sale, come questa, si vede diciamo, no, questa non è una sala di esposizione, naturalmente, una sala di studio dove venne raccolto tutto il materiale che veniva dal santuario della Maloforos, scavi cominciati nel 1864, poi continuati con Salinas, continuati soprattutto da Gabrici fino al 1927. Ecco, questo è uno spaccato diciamo, di quanto materiale veniva fuori da questi scavi. Con l'apertura di Via Roma alla fine dell'Ottocento, come vedete qui, questa zona di Palermo, il mare sta da questa parte qua, questa è la cupola appunto della chiesa di Sant'Ignazio. Questa zona venne sventrata e anche quelle parti del museo che erano quelle più segrete, rivolte al nord, con ulteriori giardini, ulteriori loggiati, diciamo, ed edifici e magazzini che si aprivano a nord, vennero distrutti. La nascita di questa nuova arteria, importante soprattutto nel periodo fascista, perché fu costruito qui questo imponente, importantissimo Palazzo delle Poste, che è opera di Angelo Mazzoni, un architetto razionalista molto importante degli anni 30, ecco, portò con sé la necessità di ipotizzare un nuovo ingresso da Via Roma, che fu appunto costruito su questo progetto, e questi sono gli anni, siamo appunto tra 1932 e il 38, gli anni in cui il direttore del museo fu Pirro Marconi, come voi sapete, poi morto nel 38 precocemente in un disastro aereo. A Marconi si deve, tra l'altro, Pirro Marconi, che lavorò ai MERA al Tempio della Vittoria tra il 1820, 1929, scusate, si deve il riallestimento della sala delle gronde leonine, diciamo, del Tempio della Vittoria di Mera, uno dei complessi più importanti, tuttora significativi, delle collezioni del Salinas. E la guerra fu gestita, e le opere per poter, come dire, salvare, proteggere in situ quelle che erano inamovibili, come le metope di Selinunte, ma anche salvare e portare altrove, nell'abbazia, di San Martino, tutto il materiale che potesse essere, diciamo, trasportato, e fu, un'incombenza importante, delicatissima, che toccò risolvere a Jole Bovio Marconi, che dal 1939 fu il sovrintendente, appunto, il primo sovrintendente donna, uno dei primi sovrintendenti donna in Italia e il primo sovrintendente donna in Sicilia. La guerra lasciò delle tracce molto pesanti, perché ci furono delle distruzioni, come vedete, pesantissime, che colpirono la chiesa e le adiacenti strutture del portico maggiore,
questa è proprio la foto del bombardamento del 43, vedete l'omino al centro, vi dà la dimensione della, diciamo, dei danni causati all'edificio. Ma nel dopoguerra fu sempre Jole Bovio Marconi a occuparsi della ricostruzione dell'edificio, che fu realizzata attraverso un progetto importante di Guglielmo De Angelis Dossat, che è ben noto perché è uno degli studiosi della cupola del Pantheon, è stato uno dei direttori del Dipartimento del Ministero nei tempi gloriosi degli anni 50 e 60, e appunto fu la Bovio Marconi a riorganizzare totalmente le collezioni, restituendole a un museo che era stato anche ricostruito. Questa è la inaugurazione nel 52 del nuovo allestimento, un allestimento che aveva appunto al suo centro le metope di Sedimonte, che sono uno dei più straordinari e completi complessi di scultura architettonica dell'Occidente greco, la sala Gabrici con la ricostruzione del che il Gabrici fece del frontone del Tempio C, un tempio arcaico sorto sull'Acropoli, e poi furono i criteri tipologici e cronologici che in quel periodo lì, siamo negli anni 50, erano i criteri museograficamente e museologicamente più moderni a ispirare le scelte appunto della Bovio Marconi. Qui vediamo la sala dedicata alla scultura romana, con al centro questa bella statua di sacerdotessa Isiaca che viene da Taormina. Qui abbiamo la sequenza di opere, diciamo, di cosiddetta arte orientale, tra cui il Balamon dello Stagnone e il Toro di Alesa, un rinvenimento quello del Bal dello Stagnone del 33. La sala dell'architettura greca, dove abbiamo la copia del satiro versante, che è una donazione borbonica di Ferdinando II, e poi tutta una serie di altri manufatti appunto greci. Qui era la cronologia e la tipologia delle opere, scultura greca naturalmente, e questo era diciamo sostanzialmente l'ordinamento del museo, che è rimasto praticamente inalterato fino ai lavori di restauro. Intanto durante il periodo di Tusa, certo, il museo è venuto arricchendosi sempre più dei risultati degli scavi che si facevano nella Sicilia occidentale, ma non ha sostanzialmente cambiato e snaturato la sua storia. Dal 2009 sono iniziati i lavori di restauro, che si sono conclusi nel 2015. Nel 2016, come voi sapete, Francesca Spatafora ha riaperto in questo momento il piano terra, che è il cuore del nostro museo, e nel cuore del nostro museo siamo arrivati ai nostri giorni. C'è l'Agorà, questo terzo cortile che è diventato, con una copertura diciamo in vetro, è diventato il cuore pulsante delle attività del museo, un simbolo del museo. E questa foto dà conto di queste attività anche laboratoriali con i ragazzi. Qui c'è, seppure di spalle, Sandro Garrubo, che è il nostro social media manager, è l'artefice di tutta, diciamo, la strategia digitale che Salinas segue dal 2015 almeno, perché ha potuto, e grazie alla quale il museo, anche se chiuso, ha potuto recuperare il suo posto nella città attraverso appunto i social, imponendosi sempre più come un protagonista della vita culturale della città. Ecco la nostra, un'altra veduta della nostra Agorà. Giovani che partecipano sono i ragazzi che sono allievi di questi master, che servono a prepararli proprio sull'economia e il management dei beni culturali. E noi ogni anno siamo coinvolti, perché il nostro museo è considerato
come dire, un attrattore particolare da questo punto di vista. E poi c'è tutta l'attività che noi quotidianamente svolgiamo, dalle conferenze, vi dicevo la Pietra di Palermo è tuttora un pezzo antichissimo che è tuttora oggetto di studio, ma ospitiamo anche attività di tutti i tipi, aprendoci, come dire, a 360 gradi verso la cultura, accogliendo tutte le manifestazioni culturali e sociali più accreditate che rendono il museo, come dire, un vero e proprio centro culturale vivo. Qua vedete i ragazzi di Emma Dante che hanno concluso il loro triennio con uno spettacolo dato da noi. Ecco, adesso scorrono alcuni momenti di queste attività che noi abbiamo svolto negli ultimi anni, prima che il Covid in qualche modo ci impedisse di essere ancora presenti, per dare un po' il segno della varietà degli interessi. Questa è una rassegna letteraria in cui Sara Scarafia ha portato al Salinas autori molto importanti come Matteo Nucci e Andrea Marcolongo, che tra l'altro scrivono di antichità e scrivono di ambiti della mitologia, della lingua classica, ma abbiamo anche ospitato il Festival delle Letterature Migranti o il Festival della Filosofia, insomma, con questa vocazione a farci, diciamo, centro delle attività culturali che non hanno una stretta e necessaria connessione con l'archeologia, ma riguardano il museo come, come dire, catalizzatore attivo e contemporaneo di cultura. Il Covid ci ha spinto e ci ha costretto a ripensarci, come ha spinto e costretto a ripensarsi tutti i musei italiani. Garrubo ha voluto e io abbiamo voluto come dire, capovolgere il criterio per cui siamo qua ai primi di marzo, vedete, 29 marzo 2020, era appena iniziato il Covid, ci dicevano state a casa, restate a casa, se vi ricordate, era diciamo, lo slogan anche del MIBACT. Ecco, noi abbiamo voluto interpretare questo slogan in maniera positiva. Quindi abbiamo voluto, ci siamo inventati questo brand di Casa Salinas, cioè che il Salinas è casa di tutti noi ed è casa quindi aperta comunque alla implementazione e condivisione dei contenuti sotto forma digitale che fanno parte delle nostre attività. E abbiamo anche, diciamo, ci siamo inventati tutta una serie di rubriche, mettendoci letteralmente la faccia, come voi vedete. Le archeotellers siamo tutte noi, siamo le archeologhe, ma non solo. Qui vedete Alessandra Carruba, che è una storica dell'arte ed è una restauratrice del Salinas, che racconta momenti inediti e anche elementi di curiosità dell'edificio che nasconde molte attrazioni anche proprio nella... in alcune decorazioni, in alcuni elementi architettonici, così come abbiamo incentivato, la chiusura ci ha spinto ad aprirci appunto alla condivisione ed elaborazione massima dei contenuti digitali, che adesso sono delle vere e proprie rubriche, Archeoclip, Archeofacile, dove spieghiamo, qua c'è quello dei bolli, spieghiamo i bolli antichi come i marchi, diciamo, e i brand che sono, che fanno parte, insomma, della vita di tutti i giorni, che riempiono la vita di tutti i giorni. Abbiamo ospitato delle giovani influencer palermitane, sono due ragazze milanesi che hanno scoperto col Covid la Sicilia, sono rimaste da noi e stanno pubblicizzando e movimentando, diciamo, l'attenzione della città nei confronti dei monumenti, così come anche l'attualità è sempre uno spunto per raccontare le nostre collezioni. Per le celebrazioni di Dante abbiamo ripescato questo bellissimo volume della nostra biblioteca. Noi abbiamo una biblioteca
biblioteca importante, non solo per l'archeologia, ma perché abbiamo ereditato la biblioteca della Casa dei Padri Filippini, e in particolare, e poi ci abbiamo anche dei legati, questo in particolare è un'edizione preziosa che fa parte del legato Valenza, così come il 7 agosto, all'indomani di un bombardamento che ha colpito il Libano, noi abbiamo voluto esprimere la nostra solidarietà attraverso l'immagine di un bronzetto importante per la storia, diciamo, dei rapporti tra Oriente e Occidente, il nostro re chef, probabilmente un bronzetto fenicio, proprio per, come dire, collegare l'evento attuale, diciamo, raccontandolo, trovando le parole, ecco, per raccontarlo attraverso i materiali dei nostri musei, del nostro museo. E lo stesso le relazioni che stiamo stringendo e abbiamo stretto anche in questo anno, che a singhiozzo l'anno scorso ha visto la possibilità di poter realizzare delle manifestazioni, abbiamo portato il nostro Erache con la Cerva a Cefalù, dove ha dialogato con delle opere contemporanee dedicate al mito di Eracle di Domenico Pellegrino, con uno scultore palermitano, un giovane scultore palermitano, così come nel solco di quella realtà dell'università da cui nasce il museo abbiamo fatto una convenzione con un biglietto unico con l'Orto Botanico di Palermo. Anche l'Orto Botanico di Palermo nasce come museo dell'università, quindi anche questa è una delle relazioni che sta andando meglio e su cui stiamo cercando di costruire ulteriori possibilità. Infine, una delle cose a cui tengo molto, abbiamo ospitato a ottobre, poco prima che ci fosse ordinata la chiusura dei primi di novembre, la macchina dei sogni di Mimmo Cuticchio. Mimmo Cuticchio è uno straordinario, non è un puparo, uno straordinario artista, un contista, un vero aedo del nostro tempo, che riprende le tradizioni quasi degli aedi omerici, un grande amico. Qui ha voluto, per la macchina dei sogni, si è inventato 5 giorni di viaggi itineranti all'interno del museo, raccontando le nostre collezioni con gli attori, con i suoi attori, con nuove parole, nuove suggestioni, e alla fine la chiusura è questa dello spettacolo dedicato all'Ira di Achille, un modo nuovo di presentare Omero e di farlo contemporaneo a tutti noi. Ecco, ho voluto mettere questa come chiusura, proprio perché dà un po' il senso di quello che per noi è fare attività culturale a Salinas, cioè aprirci a 360 gradi verso tutte le forme anche di contaminazione culturali, purché siano stimolanti, ovviamente cercando di fare comunque archeologia, perché è il nostro compito primario, però declinando il nostro museo e il nostro essere archeologi nella realtà che condividiamo con gli altri. E da questo punto di vista io mi auguro che potremo spero presto stringere ulteriori relazioni con il Marta, un museo importante dell'Italia meridionale, diretto splendidamente da Eva degli Innocenti. Sono convinta che ci sarà la possibilità di fare un buon lavoro, perché chi ha radici antiche può guardare meglio e forse affrontare meglio anche la sfida di un futuro difficile come quello che ci siamo trovati ad affrontare, che probabilmente anche in futuro dovremo affrontare. Io vi ringrazio per la pazienza. Grazie Caterina Greco per questa bellissima conferenza, quindi la narrazione della storia del Museo Salinas, che è veramente appunto uno dei musei più importanti non solo d'Italia, ma proprio del mondo, da un punto di vista non solo delle collezioni, ma, come ci ha giustamente ricordato, la storia della sua formazione. Io volevo fare una domanda su se poteva semplicemente approfondire un tema interessante, cioè la sensibilità di Antonino Salinas nei confronti proprio dell'archeologia medievale. Sì,
Sì, è stato un precursore. In tempi in cui l'archeologia medievale appunto non esisteva, fu probabilmente anche la sua grande amicizia con Amari, che era un arabista. Per noi il Medioevo in Sicilia sono gli arabi e i normanni naturalmente, e a Palermo, in Sicilia e soprattutto a Palermo, perché diciamo questa parte della storia dell'arte e dell'archeologia è soprattutto palermitana per quello che riguarda l'epoca arabo-normanna. Quindi è probabile che fosse quella la molla, diciamo, del suo interesse, collegato comunque con una personalità che abbiamo visto essere poliedrica e non si lasciava ingabbiare da meccanismi diciamo, di specialismi che si rivelassero alla fine, come dire, esclusivi, ecco, e quindi escludenti di tante altre realtà. Io penso che quella fosse la molla, così come è possibile che lo sia stata anche la parte di formazione che lui ebbe modo di sviluppare in Germania. Quindi questa attenzione verso l'archeologia medievale e che nasce anche con la connessione con l'età bizantina. Lui fece diversi scavi anche nella Sicilia occidentale, in località importanti come Salemi, recuperò materiali come i lotti degli ori di Castelvetrano, cioè ebbe l'occasione di recuperare anche lotti di materiali molto importanti per quello che riguarda diciamo, la storia della Sicilia bizantina ed ebbe sempre viva questa, come dire, continuità di importanza della Sicilia nel Mediterraneo come cerniera anche tra sponde diverse del Mediterraneo stesso e tra anche tempi e periodi diversi. Grazie, poi l'altra domanda che volevo fare è appunto che ci parlasse del nuovo, quindi delle varie sezioni che devono aprire, quindi dello stato di avanzamento dell'allestimento. Sì, allora, sì, grazie della domanda. Allora, lo stato di avanzamento è stato fatto l'appalto, trattandosi di un grosso appalto, si è perso un po' di tempo e un po' di tempo l'ha fatto perdere anche il Covid, naturalmente, l'anno scorso. Però siamo in dirittura d'arrivo. Io penso che dopo l'estate potremmo, sicuramente entro l'anno, ma io spero dopo l'estate potremo concretamente iniziare proprio i lavori per la definizione del primo e del secondo piano. Il progetto ovviamente esiste già da molto tempo perché diciamo, il riallestimento del museo, i criteri che sono stati seguiti, diciamo, sono il frutto di un comitato scientifico che è stato istituito diversi anni fa, che ha visto all'opera sia i colleghi che mi hanno preceduta, Agata Villa e Francesca Spatafora, sia colleghi dell'università che si sono occupati appunto specialisticamente di una serie di temi. E quindi, in sostanza, mentre il piano terra è dedicato sostanzialmente a Selinunte, perché c'è tutta un'ala che è quella che segue e precede il Salone delle Metope, che è diciamo, monograficamente dedicata a Selinunte e al racconto delle antichità, diciamo, frutto dei recuperi della commissione di antichità dell'Ottocento, degli inizi dell'Ottocento, quindi a quei reperti siciliani, ecco, trovati attraverso l'attività della Commissione. Invece il primo piano sarà dedicato proprio alla storia della formazione dei nuclei del Museo dell'Università, che appunto comprendeva al suo interno il Museo Sannitriano, che era il Museo dei Gesuiti, inglobato dopo l'Unità d'Italia, il Museo di San Martino, dell'Abbazia di San Martino, la collezione Astuto di Noto, del barone Astuto di Noto, che fu acquistata nel 1869, le donazioni borboniche, a cui ho fatto cenno, che si susseguono tra il 1815
fino all'ultima donazione, che non è borbonica in realtà, è di Vittorio Emanuele II ed è appunto l'ariete di Castelmagnace da Siracusa, la cui ultima collocazione era stata al Palazzo Reale di Palermo, e poi sarà dato spazio anche alle collezioni, alle piccole collezioni ottocentesche che sono frutto dell'attività degli acquisti del Museo Nazionale, acquisti fatti dal Salinas, ma non solo, con le, per esempio c'è una bellissima collezione di reperti che proviene da Agrigento, la collezione Campolo di Agrigento, un acquisto della fine dell'Ottocento, e poi ci sarà appunto la collezione Casuccini, di cui dicevo poco fa. E invece il secondo piano sarà dedicato, come dire, a raccontare la storia dell'archeologia della Sicilia occidentale, come fu realizzata, che vide protagonista il museo, ecco perché il museo a partire dal 1907, ma insomma a partire dalla guerra, dal dopoguerra, diventa museo della sovrintendenza delle antichità della Sicilia occidentale, quindi Solunto, Lilibeo, Palermo naturalmente, Salemi, l'archeologia medievale, tutti questi ambiti cronologici sono stati hanno lasciato tracce importantissime, documenti importantissimi, e quindi il secondo piano sarà dedicato a raccontare questa storia con un grosso nucleo omogeneo che riguarderà Palermo, sia l'abitato, sia soprattutto le sue ricchissime necropoli, sia i reperti medievali che sono stati recuperati, diciamo, negli ultimi 40 anni. Quindi, in sostanza, alla fine del percorso, oltre a fare un viaggio, diciamo, attraverso le collezioni del museo, si avrà in qualche modo la possibilità di capire come si è sviluppata e come è cambiata l'archeologia, partendo da una disciplina antiquaria, ottocentesca, certo molto ricca di fermenti, ma comunque legata ad altre suggestioni, ad altre funzioni, fino ad arrivare con l'archeologia della seconda metà del Novecento e quella dei nostri giorni, all'archeologia pienamente scienza storica che siamo abituati a frequentare un po' di più. Quindi, diciamo, un viaggio che ha vari occhiali, ecco, e vari spettri di approfondimento. Grazie per le risposte. Poi, siccome ho visto una domanda un po' di curiosità tecnica, perché ci viene fatta una domanda su come, da un punto di vista tecnico, la nuova Agora, visto che è uno spazio trasparente, come vi difendete da un possibile effetto serra? Insomma, io conosco Museo Salinas e so che perfettamente che questo effetto di calore non c'è, però ecco, siccome i musei sono anche luoghi di conservazione, quindi volevo che potesse rispondere. Non c'è perché la copertura, sì, la copertura non poggia direttamente sulle strutture, e cioè questo grande lucernaio non poggia direttamente sulle strutture, ci sono delle aperture che garantiscono assolutamente ventilazione e anche la possibilità per eventuali fumi di uscire, quindi c'è stata una condizione data dai vigili del fuoco, per cui questa grande copertura in realtà è sospesa, per cui l'effetto serra non c'è, assolutamente non c'è. C'è una continua ventilazione che è garantita anche dal volume, dall'altezza, appunto sono tre piani, e dal fatto che non è, come dire, chiusa su tutti i lati, ecco. Grazie, ho fatto rispondere perché mi premeva che venisse data una risposta, quindi anzi io approfitterei, diciamo, della risposta per invitare, insomma, chi ha posto la domanda a visitare il Museo Salinas, certo. Così il suo patrimonio e poi insomma... ecco, adesso che si può... Certo, adesso che si può vi aspettiamo. Sì. Certo. Ringrazio. La nuova Agora, sì, devo dire che è uno spazio molto amato dal pubblico. Sì, che è veramente molto, da un punto di vista appunto anche allestitivo, scenografico, permette veramente la valorizzazione degli effetti che vi sono,
che vi sono conservati, insomma è un elemento molto molto interessante da un punto di vista anche di museografia contemporanea, quindi un invito insomma da parte nostra corale a visitare il Museo Salinas, insomma, anche per l'originalità della, appunto, di alcuni del progetto allestitivo, insomma. Quindi grazie grazie per questa bellissima conferenza, e quindi noi avremo poi l'onore e il piacere di avere altri incontri con Caterina Greco, insomma, che non svegliamo, e quindi che ci vedrà insieme. No. Abbiamo tanti progetti, quindi grazie ancora per questa bella conferenza, ringrazio il pubblico che ci ha seguito, quindi ricordiamo che sono le giornate europee dell'archeologia, quindi al Marta anche domani vi saranno appunto delle attività, degli approfondimenti tematici, quindi invito tutti non soltanto insomma a seguire i nostri incontri digitali e telematici e virtuali, ma a rendersi fisicamente nei musei, anche perché poi l'esperienza fisica per fortuna è un'esperienza insostituibile, e poi approfitto appunto del saluto a tutti, certo. Ricordare che invece mercoledì prossimo, quindi sempre in diretta Facebook e YouTube, avremo come appuntamento la conferenza dibattito Taranto, il Mar Piccolo e l'archeologia pubblica, una proposta di sviluppo. In quell'occasione sarà presentata la mappa di comunità del Mar Piccolo e il quaderno didattico Storie delle acque di Taranto, persone, mestieri e risorse, sono state realizzate all'interno del progetto Fish and Chips. Grazie ancora dottoressa Caterina Greco e grazie a tutti loro che ci hanno seguito, e viva l'archeologia e le giornate. Grazie Eva degli Innocenti, grazie a voi tutti. Buona serata. Grazie Eva, e buona prosecuzione. Buona serata.